100, 90, 80 anni fa, a Caponago c'era molta, ma molta più aria. Il cielo a Caponago passava in mezzo per le strade, perché le case erano un po' più basse. Le persone portavano gli sguardi più in alto. Gli spostamenti avvenivano più lentamente, con i carrettini oppure a piedi. Caponago! È successo l'incredibile, l'incontenibile. Da accampamento a contado, poi un borgo, poi un comune, da una provincia a un'altra provincia, l'agricoltura, poi l'industria, passando per il gelso, il vacco da seta. Vi ho sentiti di fuori. Benvenuti, la caccia ai ricordi di Caponago sta per iniziare. Primo ricordo, vuoi ascoltare? Vicino all'acqua nella piazza devi andare. Bravi, avete trovato il cuore della piazza! Nella piazza abbiamo imparato ad andare in bici, sui pattini e a giocare a calcio. E molti di noi qui sono anche caduti. Noi abbiamo scelto come simbolo di questo luogo un cuore con le goccioline, perché la piazza è un luogo del cuore e le goccioline rappresentano l'acqua della fontana. Bello! Ora, se un drago incatenato sotto i piedi di una santa troverete, un nuovo ricordo ascolterete. La piazza! La chiesa! La chiesa! Il centro del paese non era il centro dell'urbanistica, ma il centro lo faceva l'unione delle persone, l'unione dei bambini. Noi abbiamo scelto come simbolo di questo luogo un drago incatenato per ricordare la storia di Santa Giuliana. In questa chiesa noi abbiamo fatto la prima confessione. Lino, dimmi, fra, scavalchi tu oggi? No, l'ho già fatto ieri. E se l'hai già fatto ieri lo puoi fare anche oggi. No, domani mi devo confessare. Fa niente. Ti dico io come ci si confessa. Questo posto è fatto da tante cose. Se ti dico domenica, tu cosa mi dici? Oratorio. L'oratorio è un posto sociale. Il simbolo che abbiamo scelto è uno smile che gioca con la palla. Perché l'oratorio ci si diverte e si fanno tanti giochi. Tra fiamme e rastrelli, cancelli e cigni neri, andrete, informazioni e misteri ascolterete. Noi negli anni della guerra eravamo dei bambini che vivevano nei cascinali sparsi. Avevamo paura del rastrellamento, perché qui a Caponago c'è stato il comando dei tedeschi. Sapete dove? Villa Simonetta. Il simbolo che abbiamo attribuito a questo posto è un rastrello a testa in giù. Noi gli abbiamo messo un cigno nero. Noi abbiamo un po' paura di questo posto, anche perché abbiamo trovato un topolino morto. Il prossimo ricordo vuoi scoprire dove lavora il sindaco, devi andare. Bussa ribussa. Suona il campanello. Benvenuti a Caponago sarà il ritornello. Ma di certo abbiamo fatto tutti la carta d'identità. Il simbolo che abbiamo scelto per il comune è una bilancia piena di libri, perché la bilancia rappresenta la giustizia e i libri rappresentano il passato di questo posto. Non lo riconosci subito perché rotonda lo chiamiamo, ma è un punto di ritrovo a forma di quadrato. È lì che l'infanzia abbiamo passato. Se la devi scendere, vicino al Mordora devi andare. Suora Marcellina possiede un bauletto, un cofanetto di legno bellissimo, elegante, con dentro tanti scomparti ben ordinati. In ogni scomparto dentro il bauletto ci sono dei dolcetti.
Strisce di liquirizia, radici di liquirizia, caramelli con musica. Ai tempi nell'asilo ci lavoravano le suore. Un giorno nel salone io e la mia amica Vittoria abbiamo fatto un gioco dispettoso. Abbiamo messo Nicolò nella carrozzina e io ero da una parte del salone, Vittoria dall'altra, e ce la spingevamo. All'asilo noi abbiamo passato la maggior parte dell'infanzia e abbiamo stretto le prime amicizie. Ecco il motivo del nostro simbolo. Scivoli altalene, è un marciapiede a forma di otto. È lì che dobbiamo andare più veloci di un bassotto. C'era un marciapiede, dice me, e noi bambini andavamo lì con le burlone. Cosa sono le burlone? Le biglie dell'epoca, non quelle di vetro, ma quelle di terracotta. Andiamo sempre sulle altalene, sugli scivoli, ci arrampichiamo sugli alberi. Insomma, abbiamo scelto come simbolo uno smile sull'altalena, perché è un posto dove c'è molto divertimento e tutti i bambini amano questo posto. È vero, è vero! Anche i grandi! Se fosse stato di cioccolato, Hansel e Gretel l'avrebbero mangiato. Se fosse stato di paglia o legno, il lupo cattivo l'avrebbe soffiato. Ma è il primo edificio di cemento armato, antico, bellissimo, ristrutturato. All'inizio del parco è situato... Sì! Ospedaletta! Il primo pallone aerostatico di tutta la penisola. A Caponago! La motocicletta? Sì. Abbiamo scelto come simbolo la mongolfiera, perché la prima mongolfiera atterrata in Italia è caduta a Caponago e abbiamo messo delle mani che si uniscono tra loro in simbolo di pace e collaborazione. Ora da un po' di tempo dentro all'ospedaletto ci sono mostre, mercatini, feste e lo spazio mix che per i ragazzi organizza molte cose. Caponago, parche che sta dentro de tutte. L'ho vista a Caponago, dall'alto l'ho vista, cambiare, bellissima. Ha cambiato forma nel tempo, oggi Caponago non è come era ieri, non è come allora. E non è, mettetevi gli animi in pace, non è oggi come sarà. Bellissima, bellissima.